Sofia, quando ci leggi qualche capitolo del tuo Liu, fiore da canto. Te l'hai promesso da un pezzo. Rilancio, 200. Più 100. Forse la nostra presidentessa dispa la notte quello che scrive il giorno, come Penelope. La notte? Quale notte? Dedicheremo al più presto una serata al mio Liu, fior da canto. Perché non dovete dimenticare che questo è un tempio votato alla letteratura. Letteratura? Che cos'è? Un nuovo gioco? Ho vinto. Poker di re. La ringrazio di essere venuta, signore. Sette minuti. Sette minuti che lei è entrato e da sette minuti non parla. Prego, si accomodi. Io non so se ho fatto bene a farle telefonare. Mio marito è morto questa notte mentre io... Crede? No, mi sono coricata alle 4, faccio sempre tardi. Passeggiate in macchina fino a Frascati, i soliti amici del circolo. Non finirà così con voi. Sono il commissario De Vincenzi. Sette secondi. Come? Sette secondi invece di sette minuti. Lei è molto diverso dal suo questione. Vede che avevo ragione? Lei è molto diverso. Pietro mi ha detto che lo aveva ordinato mio marito per la sua stanza. E perché? A che serve uno spero? Guardare se stessi più che una conferma a volte può essere una ricerca. Sono lieto di comunicarle, signora Marchesa, anche a nome dei miei colleghi, che non abbiamo ritenuto opportuno procedere all'autopsia. Grazie. Ma non vi sono elementi per dubitare della morte naturale. Abbiamo molto discusso, ma l'obiezione principale del medico curante è che il decesso avrebbe potuto essere provocato. Non sussiste. E adesso dov'è il dottor Beretti? Perché non è qui con voi? È rimasto nella stanza. Questo è il permesso di inumazione. Di comune accordo l'abbiamo redatto e sottoscritto. Grazie. Lei legge romanzi, signor commissario? Appena l'ho vista sulla porta mi sono detta, questo commissario legge romanzi. Deve avere molta fantasia.